È arrivato il modem, ce l'ha spedito il nostro sponsor qui del Museo dell'Informatica Funzionante, Sirius Technology, che ci sponsorizza la linea ADSL da anni e ora ci ha passato la linea a fibra. E questa è la robaccia che ha installato Telecom, non mi ricordo come si chiama questo oggetto. E quindi adesso noi installeremo con una violenza inaudita il router, il maledetto router che devo aprire. E non avendo treppiede, poggerò la telecamera qui e farò sfoggio della lama per aprire questo pacco che DHL ha lasciato presso un bar. Perché sono dei figli della merda. Ed ecco, micragnotic, è un micragnotic molto interessante. Qui c'è della documentazione che ci riguarda. Non abbiamo al momento credenziali di accesso a questo micragnotic che ora apriremo insieme. Sembra interessante questo micragnotic. Qui c'è un lenzuolo di scritte, base mounting, ottimo, ma noi come al solito ce ne sbattiamo. È pienamente piccolo, ma che cos'è questo oggetto? Ah. Questo oggetto è bello e minuscolo. È praticamente come il nostro, quindi Ethernet e LAN, poi. Io suppongo che sia configurato. Quindi adesso direi che lo installiamo. Viti, placchettina. Guarda che bella placchettina. Alimentatore. Bene, accendiamo questo coso. Prima prova in attesa della configurazione. È semplicemente mostruoso. È semplicemente mostruoso. Oddio, ho le lacrime. È incredibile. Grazie, Sirius. Ho le lacrime. Ma che cazzo la pubblicità? Customer service di Sirius Tech, ragazzi, è una cosa incredibile. Sono dei grandi, sono gentilissimi e soprattutto rispondono persone vere. Ci sono volute un po' di bestemmie per configurare questo stramaledetto micragnotic, che è veramente è un braccio nel retto configurare questo schifo. Hanno un'interfaccia talmente di merda. Veramente uno schifo. E dopo 4 ore e mezzo di bestemmie finalmente siamo riusciti passo passo a rimettere in funzione una parte della configurazione. Quindi il wifi, gli indirizzi IP come li abbiamo noi al museo e basta, sostanzialmente basta, perché adesso vediamo finalmente tutta la rete, ponte radio, macchine storiche eccetera. Ora dovremo romperci culo e anima per configurare i port forwarding dei vari server online, e questo sarà un inferno pazzesco. Comunque la rete va veramente molto veloce. Sono ancora qui. Ho pranzato, ho briccato il router chiudendomi fuori. E ora è mezz'ora che cerco di resettarlo per ricaricargli una configurazione di cui ho il backup e che non si vuole prendere. Io non ho mai visto una porcata più immonda. Mi dicono, ah, ma l'interfaccia web fa schifo, devi usare la console. Ok, ho usato la console e mi sono chiuso fuori, va bene, ci sta, non conosco i comandi, eccetera. Ah, adesso ci devi entrare con Winbox, che è il software che ti permette di entrare nel router quando è chiuso. Col cazzo, non entravo, ho dovuto resettarlo brutalmente perché non aveva indirizzi, non prendeva nessun tipo di password, niente.
E ora non c'è verso di dargli la configurazione di backup che ho salvato. Non prende il backup, non se lo prende. Lui risale senza alcun indirizzo IP. Se ne sbatte di tutto e di tutti. E siamo qua. E sono le 22:40, fra poco. E ancora questo porco di router non vuole funzionare. E non c'è verso, non c'è verso. Avevo forwardato tutte le porte con i nostri servizi, finché ho forwardato la porta 80 esterna, la porta 80 esterna che viene da internet, l'ho forwardata al nostro server MediaLab. E cosa succede? Che lui si forwarda anche la porta 80 interna su MediaLab, quindi io lui sulla porta 80 non lo raggiungo mai più. Porco d***a! E ora sono qua, che spero in un backup. In questo momento gli sto copiando a mano con un cut and paste il backup testuale che mi ero salvato dalla console, ma a quanto pare non ci riesce e non funziona perché è una cagata vomitata. Devo solo dargli un indirizzo IP. Appena gli do un indirizzo IP, poi da web sicuramente, forse, a questo punto forse, perché non lo so quanto fa cagare questa merda di Mikrotik di merda, forse riuscirò a dargli il backup e fare il restore. Meno male che io ho salvato ogni passo, a ogni passo che facevo salvavo una configurazione, perché già io annusavo l'odore di feci, c'era un forte odore di guano, di feci, che veniva fuori da questa stronzata. Eh sì, il guano, devo fidarmi io del mio naso. Quando sento odore di feci o di concime, io comincio a fare backup e mi preoccupo, perché qualcosa andrà storto. Infatti sono qui e sono le 22:40. Ed è da stamattina alle 9 che mi sbatto con questo stracazzo di Mikrotik di merda. Com'è finita? È finita che sono stato a combattere con quel cazzo di router fino all'una di notte. Dopodiché sono andato a dormire senza connessione internet. Infatti ho dormito malissimo. Questa mattina mi sono svegliato. Oh bella ciao! E sono andato al museo a mettere le mani su quel cazzo di router e ho scoperto delle cose orrende, o meglio, ho confermato delle cose orrende che avevo scoperto ieri, e cioè che il sistema di backup e restore di quel modello di Mikrotik, forse di tutti questi micragnotic che sono dei router micragnosi di merda, sono buggati e non funzionano. In rete è pieno di gente che si lamenta sui forum di Mikrotik e su Reddit e cerca soluzioni per ripristinare dei backup che mai saranno ripristinati perché non funzionano. L'unico modo è stato quello di resettare il router tramite il tastino posteriore, seguendo la procedura Mikrotik, vale a dire tenere premuto il tasto ficcare il connettore di alimentazione e tenerlo premuto finché un certo LED comincia a lampeggiare, ma poi si ferma e non lampeggia più. Solo in quel momento il router è resettato. Ora, il router resettato dovrebbe darmi un indirizzo IP 192.168.88.1, ma non lo fa. Perde l'indirizzo IP, perde qualsiasi configurazione, si entra con il software Winbox senza password, admin senza password, cosa molto strana, non imposta neanche la password di default che è segnata sul box. A quel punto non c'è verso di ripristinare una configurazione. Il momento in cui si lancia un restore, la macchina si resetta nuovamente, perde nuovamente l'impostazione di indirizzo IP.
e cose di questo genere. Questo sia da interfaccia web, sia da da Winbox. Cosa ho dovuto fare? Ho dovuto prendere il file che ho esportato a mano dalla command line interface, quindi dalla CLI, ho scritto export e ho avuto un file di configurazione, ho dovuto ricopiarlo a mano da terminale, quindi connettendomi al terminale del Micragnotic, come se fossimo nella ARPANET nel 1973. Lì ho visto che una delle configurazioni esportate non era stata esportata bene perché mancava un'impostazione che bloccava tutto, ok, l'ho rimessa, immagino, a posto, ho riscritto tutto a mano, a colpi di cut and paste, e la macchina si è presa finalmente l'indirizzo IP giusto e si è riconnessa a internet con la fibra maledetta. Ora sembra funzionare tutto, ma io non mi azzardo più a fare un backup e a ripristinarlo, perché ora so che non funziona, molto semplicemente non funziona un cazzo di questi Micragnotic di merda. E meno male che tutti mi dicevano fino a qualche anno fa: ah, ma tu dovresti usare Micragnotic, sono professionali, sono molto meglio. Ma andate tutti a fare in culo con questi Micragnotic di merda. Fatto sta che adesso salva la configurazione con export ters nome del file e poi me la scarico dall'interfaccia web, mi scarico il file ed è abbastanza, immagino, perfetto, ma non mi azzardo a ripristinarlo dall'interfaccia web né da Winbox, perché so che non funziona. So che nel momento in cui io do un ripristino del backup, il router perde qualsiasi impostazione e si resetta a fabbrica. Non so perché, ma poco fa sono riuscito a sistemare, ora ne porto le conseguenze, le piaghe addosso. Stanotte non dormirò, avrò gli incubi di questo cazzo di router di merda. Fatto sta che però funziona, è molto veloce, fa quello che deve fare. Siamo riusciti forse finalmente a fare il forward delle porte. Sono riuscito perché ci ho lavorato io e con l'aiuto dei ragazzi online, logicamente. Mi hanno consigliato varie opzioni, mi hanno anche consigliato di andare a fare in culo, cosa che farò immantinente. Ed eccomi qui, quindi, a riflettere sul senso della vita, sul perché di tutto questo, sul perché gli informatici non siano capaci, semplicemente non siano capaci di pensare qualcosa che sia comodo e semplice. Perché se io devo configurare un wifi devo trovarmi i settaggi di SSID in una pagina, dopodiché i settaggi di impostazione della password e della crittografia su una sezione completamente diversa di una pagina completamente diversa? Perché non posso avere tutto sulla pagina di settaggio del wifi? Per quale motivo mi devi mettere web e password VPA, VPA2, TK, IP, AES, me lo devi mettere sulla pagina che sta in tutt'altro menu e in tutt'altro sottomenu rispetto all'interfaccia Wi-Fi? Io sto configurando una Wi-Fi, dammi tutto subito lì, porco d***o. Per quale motivo devo settare un DHCP e impostare un server? E per dargli il range del DHCP devo entrare in un'altra pagina completamente priva di senso, dove setto una cazzata chiamata pool, una piscina di merda, dove lì, solo lì, posso settargli il range. Dopodiché devo tornare nel menu del DHCP che sta su tutt'altra pagina e dirgli di usare quel pool. Perché non posso specificare il range direttamente nella pagina del DHCP? E questi sono solo due esempi della merda a cui oggi siamo costretti. E questo non vale solo per Micragnotic, ma per un sacco di altri apparati. La tendenza ormai è questa, è la merda totale, la merda colossal cave. È una cosa pazzesca e non ci sono mezze misure. Tu puoi avere un apparato con un solo tasto da premere e basta, e tutto il resto viene nascosto all'utente. Oppure puoi avere questa merda epocale dove per configurarlo in modo sano devi usare la command line interface e quindi loggarti come si faceva in ARPANET nel 73,
e usare dei comandi. A dire il vero, quelli di Microtik sono molto buoni, devo dire. Peccato che siano pieni di bug questi sistemi, perché poi vai sull'interfaccia web e pensi, ok, io scarico un backup e poi lo ripristino. Col cazzo, perché poi non funziona. Perché per qualche insolito motivo il backup viene sfasciato da qualcosa che non viene salvata, e quando fai restore si inchiumma, come si suol dire, usando un termine tecnico, si inchioda e non riparte più e perde tutte le impostazioni e quindi non lo vedi più. Allora devi usare il Winbox, perché tutti dicono, ah, che schifo l'interfaccia web, usa Winbox, e sono la stessa identica cosa, e staticamente fanno la stessa identica cosa, sono uguali, sono identici. Per cui niente, io non riuscirò mai a capire per quale motivo gli informatici non siano capaci di pensare alle cose in modo semplice. Un altro esempio è OpenWRT con l'interfaccia luci del mio cazzo, le luci dei miei coglioni, che illuminati da queste luci è una merda cagata e vomitata. Una volta OpenWRT aveva un'interfaccia che era identica a quella che io reputo la migliore interfaccia di usabilità per apparati dell'universo, e cioè DDVRT. DDVRT aveva e ha ancora un'interfaccia fantastica, comodissima, e che permette di fare un mare di cose. E OpenWRT aveva quel tipo di interfaccia, poi si sono decisi a cambiarla con questa cagata scritta in quella merda di linguaggio chiamato Lua. E niente, tutto va sempre peggio. Non parliamo di Cisco, che per configurare le cose ha bisogno di 72.000 parametri. Sì, la granularità delle impostazioni può servire a volte, però a tutto c'è un limite, e il mio limite è stato raggiunto, e io divento pazzo. E poi magari vai su un forum e proponi una soluzione, dici, ma perché invece di questi menu messi qui e qui non facciamo una cosa tutta unica? E nel 99% dei casi gli sviluppatori ti rispondono, ah, perché sono 20 anni che si fa così, e ormai si fa così. Ma allora andate a fare in culo. Comunque è tutta una situazione tragica quella del software oggi. È veramente tragica, c'è la tendenza è veramente sempre al peggio. Si tende sempre al peggio. Prendiamo Chrome che decide al posto dell'utente cosa è sicuro e cosa no. E quindi io per ogni cazzo di download che faccio mi devo ricordare di entrare nel tab e dirgli keep, mantieni, perché se no lui me lo scarica, me lo lascia lì. E io scarico una cosa e poi la cerco e dico, ma dove cazzo l'ha scaricata? Allora devo andare nel tab e vedo, ah, questo backup, probabilmente questo file che hai scaricato non è sicuro, lo vuoi tenere? Ma io dico, fatti gli stracazzi tuoi, fatevi i cazzi vostri. E questo non è solo un problema di Chrome, ma purtroppo è un problema anche di Firefox e di un sacco di altri browser. Decidono al posto tuo cosa è sicuro e cosa no. Io voglio il controllo delle cose, voglio che le cose funzionino come dico io. Non voglio che tu decida per me cosa è sicuro e cosa no. Io voglio andare su un sito HTTP, non me ne frega un cazzo dell'HTTPS, se la pagina HTTP è una pagina statica in HTML 1.0 Transitional del 1998. Non posso mettere HTTPS su una cagata del genere, perché non ha senso. Ah, ma ti possono intercettare il traffico. Ma che cazzo se ne fotte? È una pagina web, è pubblica per definizione. Cosa cazzo me ne frega? È una pagina del 98 e non la posso visualizzare perché Chrome mi rompe i coglioni. Ah, i certificati TLS sono scaduti. Ma vai a fare in culo tu i certificati TLS. È una cosa pazzesca. Oggi il trend è veramente agghiacciante e non si riesce più a fare un cazzo. L'unica è tornare forse a usare protocolli come Gopher, che già stiamo usando al Freaknet Media Lab. Se andate su medialab.freaknet.org trovate il nostro server Gopher, solo asci. E però purtroppo il Gopher non è più raggiungibile da web se non passando attraverso un proxy, perché una volta i browser avevano il Gopher, ma ora non ce l'hanno più. E vabbè, d'accordo. Anche qua una tendenza che non capisco, perché cancellare ed eliminare cose che funzionano semplicemente perché nessuno le usa più. Non è vero che nessuno le usa più, qualcuno le usa sempre. Ah,
Sono esasperato da questo mondo dell'informatica che va sempre peggio. Io non lo so, forse voi avrete delle storie simili, ma è veramente agghiacciante. E molte di queste cose sono fatte volontariamente, secondo me, per impedire alla gente di avere il controllo su quello che fa. Dal punto di vista dell'elettronica, molte cose sono fatte per evitare le riparazioni. Dal punto di vista dell'informatica, probabilmente sono fatte per evitare che la gente ci metta le mani dentro e scopra come migliorare alcune cose che altrimenti andrebbero acquistate. Chi lo sa? Io non lo so, è veramente un bordello. Questa esperienza con il Mikrotik è la goccia che fa traboccare il vaso di bile. È agghiacciante, agghiacciante. Ci ho messo 12 ore ieri senza cavare un ragno dal buco, come si suol dire, dal buco del culo, ovviamente, per poi stamattina mettermi lì via telnet, via console, a scrivere le opzioni mano a mano. Perché? Perché tra l'altro questo Mikrotik di merda, se tu gli dai un file di backup corrotto, mica te lo dice, no, se ne sbatte, non ti dice un cazzo, non ti dice ah c'è un errore qua, non ho potuto caricare il file, no, lui che fa? Sbiella tutto, resetta a zero e ti manda a fare in culo senza passare dal via. È una cosa allucinante. Io se scrivessi un software del genere, se avessi scritto un software del genere ai miei tempi, sarei stato licenziato, mi avrebbero detto ma che cazzo di software scrivi che non fa un controllo su ciò che maneggia. È allucinante, ma le aziende oggi a quanto pare se ne sbattono il cazzo e le palle, producono questa merda e tutto va bene e la gente continua a usare questa merda. È pazzesco, è semplicemente pazzesco. Qui c'è scritto basta spazzatura, io scriverei basta spazzatura software. Basta con la spazzatura software. Ed ecco che ho beccato qualcosa con la ruota e sicuramente ho preso un chiodo. Io già lo so. Lo so. E quindi di sicuro ho preso un chiodo per chiudere questi due giorni in bellezza. Non so se sentite il rumore, ma sicuramente ho preso un chiodo. Qualcosa di agghiacciante su cui io sto camminando benissimo. Non so cosa sia, ma ci cammino sopra. Voi non ci crederete. Non solo non ho preso un chiodo, ho preso una vite, ma non è una vite normale. È una maledetta Torx. Maledette Torx. Quella è una maledetta Torx, capite? È un segno del destino. Dove cazzo sto inquadrando? Eccola qua. Porco di... Porco...
quando un gommista mi chiude i dadi in questo modo, io auguro la castrazione, perché non è possibile. Tra l'altro è pure inutile, totalmente inutile applicare una tale forza a dei dadi che non si svitaranno comunque mai. Ok, ora possiamo alzare. Vediamo se quello storpio di ce la manda buona. Quello storpio. Ed ecco fatto. E vediamo se dobbiamo ancora maledire. Se dobbiamo ancora maledirlo. Probabilmente sì. A questo punto abbassiamo. Ricordatevi sempre la manutenzione sulla ruota di scorta, fatela sempre controllate la pressione della ruota di scorta. Come vedete, la mia è ben gonfia. Ora questo si infila nell'apposito gancio e si mette a posto qui. Non si appoggia a terra, si mette qui e va in sede. Poi si aggancia qua, questi li tiriamo dal cazzo, e la ruota, che adesso è quella di scorta, se ne va a fanculo qua. Ora io questa Torx la conserverò e la spedirò a uno di voi, probabilmente farò qualche cosa con questa maledetta Torx. E potrei scegliere uno di voi e spedirgliela come gadget. Cosa ne pensate? Potrei effettivamente farlo. Questo ci sta qui. Bene. E con questo direi che abbiamo finito.